Si chiama Exme, il centro di aggregazione giovanile che è Domus de Luna. La fondazione, nata nel 2005 a sostegno dei bambini e dei ragazzi, ha aperto a Pirri, negli spazi dell'ex mercato civico di Santa Teresa. Sarà un nuovo luogo di aggregazione e contrasto all'emarginazione e al disagio sociale, aperto a tutti i ragazzi del quartiere e non solo. Noi veramente abbiamo un obiettivo molto ambizioso, che questo diventi un centro d'eccellenza dove i ragazzi vengono dappertutto. Vengono proprio qui perché qui facciamo le cose belle e non perché questo è il centro della periferia di Cagliari. No, questo deve diventare il centro dove veramente sono felici di venire tutti a passare la giornata, a divertirsi e poi magari anche a imparare. Ed è proprio nel nuovo centro di aggregazione giovanile di Pirri che Domus de Luna per il quinto anno consecutivo ha celebrato la manifestazione conclusiva del lavoro realizzato dai ragazzi nelle scuole e nelle comunità di accoglienza in Sardegna e a Palermo. Musica, arte e spettacolo, ma soprattutto impegno e solidarietà. Protagonisti della serata presentata da Carolina Di Domenico MTV e Massimiliano Meda dei La Paola è aperta dal video della Iena, Paolo Chessy Slogu, i Velvet, Rossella Fai, ballerini speciali dell'Associazione Codice Segreto e giovani giocolieri della Fondazione Parada di Bucarest. Una grande serata per i più piccoli. Certo, per loro. Loro hanno cantato, hanno ballato, hanno recitato e poi siamo venuti qui al mercato a fare la spesa, però era chiuso. Adesso fra poco lo riapriranno e quindi ci saranno tante attività e insomma la solita organizzazione di Domus de Luna, serata meravigliosa qui per la prima volta a Pirri. È bello, vero? Sì, molto bello. Bello, bello, bello.